Ciao a tutti, eccomi qui, sono tornata, non so come, quanto, quando, comunque ci sono, qualcuno mi ha scritto, mi ha chiesto quando torni su YouTube, è la seconda volta che provo a fare un video per tornare, speriamo che questa sia la volta buona. E mi sono fermata un bel po', tra una cosa e l'altra, non ho passato un'estate facilissima perché tra tutto ho avuto anche l'influenza due volte, in un mese, e quindi insomma non ho fatto video. Succede a volte, mi è successo tante volte nell'ultimo periodo. Vediamo adesso come si evolverà. E su Instagram e TikTok sono stata un pochino più presente perché magari è più facile per me girare il video col telefono, montare tutto e caricarlo, e quindi insomma lì sono riuscita a postare qualcosa. Ma bando alle ciance, andiamo di sigla. Ovviamente, come sempre, anche se dopo tanto tempo, vi chiedo di supportare il mio canale iscrivendovi, attivando la campanella, lasciando un like e un commento. Inoltre qui sotto trovate tutti i link ai miei social, liste Amazon, Vestiaire Collettivo, ho messo qualche pezzo anche lì, anche su Vinted, insomma vi linko tutto qui sotto se siete interessati. Dateci un occhio, c'è anche qualche codice sconto, eccetera. E oggi proveremo un prodotto nuovo, che è il nuovo fondotinta di Astra, e poi vi faccio vedere un po' come mi sto truccando nell'ultimo periodo con prodotti che ho acquistato recentemente, di cui vi ho già parlato sugli altri social, ma che vi mostro anche qui, e così insomma da fare un video facile. Cominciamo. E come sempre cominciamo con gli occhi. Ho acquistato tre colorazioni dei nuovi ombretti liquidi di Wycon. Wycon ha fatto uscire alcuni prodottini interessanti, ne vedremo un paio in questo video. E ho preso due colorazioni opache, quindi il nero e il deep purple, e poi questa qui che si chiama Starry Night, che è super luminosa. Ma io andrò ad utilizzare quella opaca perché come elemento luminoso sceglierò un'altra cosa. La confezione è questa, somigliano molto a quelli di Armani, non sono malacciole, i colori sono molto carini, io ho preferito andare sui più scuri, l'altro che ho preso appunto è il nero, e però ci sono anche colori un po' più neutri, e poi c'è tutta la gamma di luminosi, duochrome, triochrome, eccetera. Questi costano 9,90 e gli altri 14,90 se non sbaglio. Comunque userò questo come base sulla palpebra. E lo vado a sfumare con un pennello a sezione tonda, abbastanza denso. E devo dire che questo lo sto usando parecchio. Io credo sia pazzesco per chi ha gli occhi verdi, perché li mette veramente tanto in risalto. Come vedete, nella stesura si perde un po', però poi si fissa e resiste abbastanza bene. Un po' si perde durante le ore della giornata, però non è che va via del tutto. Cerchiamo di dare una forma interessante. E con un pennello da sfumatura pulito vado a sistemare i bordi in modo da non avere la riga netta, in modo da averli belli in ordine. Tanto questo colore mi serve proprio come base. Io spesso lo utilizzo anche da solo perché devo dire che lo trovo facile. Magari bisogna dosare bene la quantità per poi non fare fatica nella stesura, ma eccolo qua, è anche molto elegante a mio avviso. Giusto per fare uno step in più, scelgo il bronzer. Io sto utilizzando questo di Mask My,
che ho acquistato su Amazon. La maggior parte dei prodotti che vi mostro oggi le potete trovare anche su Amazon. Mask My è il brand di Alice Campello, ero super curiosa di provarlo. Questo che ho io è il 10 Medium, non è scurissimo, secondo me questo va bene anche per pelli chiare, e è molto luminoso, bisogna un po' capire la quantità, però devo dire che l'effetto mi piace. Lo vado a sfumare sulla piega in modo da dare un effetto di sfumatura un pochino più evidente. È un po' farinoso come prodotto, fa un po' di fallout, però poi sulla pelle aderisce bene. Come vedete non è caldissimo. L'altro prodotto di Wycon che vi vado a mostrare è questo, ovvero uno degli ombretti della linea Visionary, questo qua, che si chiama Duochrome. Questo ve l'ho mostrato nei reel e è bellissimo. Ce n'è anche un altro che mi piace, che si chiama Golden Army, mi pare, qualcosa del genere, però questo qui mi ricorda un po' Club di MAC, però più glitterato. È molto bello perché ha questo riflesso verde-azzurro che mi fa impazzire. Ed è molto molto riflessato. Lo vado ad applicare a centro palpebra. Come vedete la base non è super forte, è semitrasparente, è una base marrone caldo. Però l'effetto è davvero bellissimo. E come ben sapete, questi ombretti danno un effetto migliore se applicati col dito. C'è anche un po' di fucsia viola tra i riflessi, però quello che esce di più è appunto il verde azzurro. Poi dipende molto anche dalla base. Comunque, così, direi che fa tutto da solo. Vorrei provare ad applicare l'ombretto liquido nero come eyeliner. Vediamo il risultato, altrimenti passo proprio all'eyeliner. Allora, si può fare, bisogna starci un po' dietro, perché quando si tira il colore tende ad essere più carico sui bordi e quindi si perde un po' al centro. Però direi che non è male, voi che dite? Ok, direi che possiamo passare al viso. Inizio con un po' di correttore, questo è il mio solito di Astra, il numero 3. Io il correttore nella mia quotidianità non lo uso più, perché trovo che piuttosto che nascondere enfatizzi, piuttosto che correggere, ecco, enfatizzi molto la zona sotto gli occhi. Forse magari dovrei usare una colorazione un pochino più aranciata, ma non lo so, mi vedo di più senza per ora.
come fondotinta andiamo a provare quello nuovo di Astra che non ho praticamente ancora aperto, il Fluid Foundation Serum. Questa è la colorazione 03, spero di aver beccato quella giusta. Eccolo qui, è abbastanza soda come crema. Forse è un po' chiaretto, ma non mi fidavo della colorazione 4, cioè avevo paura che fosse troppo calda, quindi ho preferito la 3. È un fondotinta siero, quindi non ha la copertura del Transformist, per esempio, dovrebbe chiamarsi così. È leggero. Allora, se applicato con la blender è davvero super super leggero. Come vedete, io l'ho steso un po' qui col dito giusto per testare un po' l'applicazione in questo modo, giusto per vedere la coprenza. Con qualcosa che non sia la blender, allora in questo caso risulta un pochino più coprente, forse scaldandolo anche con le dita ha un effetto diverso. Vedete proprio che il prodotto si va a sciogliere e a stendere. Ci sono persone che applicano anche il fondotinta con le dita. Io l'ho fatto qualche volta. Devo dire che è molto veloce come applicazione. Ultimamente però io sto utilizzando solo il fondotinta in polvere. Ho finito quello di L'Oreal e adesso sto utilizzando quello di Catrice, perché con il caldo di quest'estate non riuscivo a sopportare praticamente nulla, quindi un velo di fondotinta in polvere mi aiutava un po' ad uniformare la pelle, e quindi lo sto portando avanti perché alla fine mi piace molto l'effetto, la durata, e quindi prediligo appunto quel tipo di fondotinta. Ok, diciamo che sulla mia pelle si perde un po'. Cioè, devo studiarmelo bene e capire come applicarlo al meglio, ecco. Ok, forse così un po' meglio. In questo momento non mi sto sentendo proprio a mio agio con questa base. Qui ho i rossori che si vedono molto e con un fondotinta, cioè col fondotinta che utilizzo tutti i giorni, non succede. Mi dispiace perché nella zona pori, cioè, vedete, entra proprio sui pori e si vede la differenza. E se sfumo molto con la blender, il fondotinta si perde tanto. È proprio questa zona qui che non è uniformata al massimo. Però vabbè, andiamo avanti e vediamo alla fine com'è la situazione. Ok, vado a fare un po' di contouring in crema, altra cosa stranissima per me, ma ho provato questa palettina di Catrice che è molto interessante e devo dire che non mi dispiace. Utilizzo questo, che è il più chiaro, e poco alla volta lo vado a sfumare. E visto che ci sono, applico anche un po' di blush e scelgo quello più aranciato.
sistemato le sopracciglia, passo quindi ai prodotti in polvere per il viso e inizio con il bronzer che ho applicato anche sulla piega degli occhi, quindi quello di Mask My. Devo dire che una volta assestato, il fondotinta dà un bel effetto luminoso, come vedete. Non male. Sul naso non si fisserà mai, non ci perdo neanche più tempo. E questo è l'effetto del bronzer. Come blush invece applico uno dei must have nell'estate, ovvero Coppertone di MAC. Il mio ha fatto un po' di patina, ma mi è successo anche con un altro blush di MAC qualche tempo fa. Comunque il colore è molto bello perché è proprio ramato. Non voglio applicarne troppo per non annullare l'effetto luminoso dato dai prodotti di base, quindi fondotinta e anche un po' le creme. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Sempre di Astra il mascara, questo. Vorrei fare un punto luce un po' a contrasto che risaltasse l'azzurro e il verde. Vediamo se applicando in maniera molto leggera questo Blend & Line di Essence riesco a fare qualcosa. Questo è il colore 02 Oh My Ruby. E sopra ci sfumo questo Beam Me Up Space Glam illuminante, però io l'ho sempre utilizzato sugli occhi di Catrice. Questo è meraviglioso, ha un effetto super duochrome. E come vedete risalta proprio il colore della matita sottostante. Ok, passiamo quindi alle labbra, altro prodotto di Wycon e ho preso queste matite in legno che io adoro. Queste di Wycon sono davvero valide e questa è la numero 80 Chili Caramel, bellissima. Per me le matite in legno sono le migliori perché le trovo molto facili e la mina è della consistenza giusta, perché si lascia applicare bene, si sfuma bene, il colore resiste, mi piace il finish e preferisco sempre questo genere qui rispetto magari a quelle automatiche in gel o chissà che altra formula che su di me non mi convincono mai. Ultimo step, un gloss balm. Questo ve lo volevo assolutamente mostrare perché lo sto usando tanto, va bene sia per lucidare le labbra, quindi sopra una matita, un rossetto, eccetera, sia per idratarle. Si tratta del Click Balm di Glow Filter, anche questo si trova su Amazon. Ci sono varie colorazioni o comunque vari sapori. Io ho preso quello alla cola perché mi sembrava il più particolare, e però c'è anche al cioccolato, alla vaniglia, al biscotto, insomma, anche al melone. Sono molto particolari le profumazioni
e si sentono, ma non sono troppo intense. Questo idrata tantissimo le labbra, le mantiene idratate, resiste molto e ve lo consiglio al 100%, è il mio prodotto labbra del momento. Come vedete, questo è un po' marroncino, ma poi sulle labbra non è troppo colorato. E anche come vedete non è troppo lucido, però l'effetto è molto bello. E quindi questo è il look finale, mi piace l'effetto generale. Anche il fondotinta, insomma, si è salvato in corner perché alla fine, quando si assesta, direi che l'effetto è molto carino, molto luminoso. E comunque lo devo provare e capire bene. E beh, i prodotti occhi li sto utilizzando, quindi li conosco abbastanza e devo dire che mi piacciono. Mi piace molto com'è uscito il trucco occhi, sia l'eyeliner, sia l'ombretto con questi riflessi verdi molto belli, ma anche l'angolo interno, trovo che si abbini tutto molto bene. E vabbè, il prodotto labbra, provatelo, se volete provare un prodotto in questo periodo, provate questo perché secondo me vi piace un sacco. E quindi siamo arrivati alla fine. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se siete arrivati fino a qui, lasciatemi un emoji autunnale qui sotto. Sono contenta di essere arrivata alla fine. Vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!